fatto degli studi umanistici, mi sono specializzata in storia del teatro d'opera lirica e per poi continuare un master in arti sceniche e regia teatrale. Quindi in qualche modo vengo dal teatro e questo spesso è una componente che si può ritrovare anche nei miei quadri. E poi appunto mi fu proposta una mostra sulla scapigliatura nel quartiere di Milano e, che aveva anche doveva avere degli elementi scenografici e da lì appunto, visto il riscontro positivo del pubblico, ho iniziato anche questo tipo di percorso artistico, diciamo spostato più nel ramo della pittura. Il mio stile spesso è stato inserito in un particolare filone artistico che è appunto quello dell'informale materico, un po' sulla scia di Mimmo Rotella, quindi un po' di quella tecnica poi che è stata codificata nei primi anni del Novecento con del décollage, dell'assemblage. Comunque ecco, diciamo la mia tecnica ha a che fare con il collage, con l'assemblaggio appunto di materiali che poi si possono vedere nei miei quadri e soprattutto oltre al recupero delle carte e l'utilizzo delle carte di giornale abbiamo anche, cioè c'è molto l'utilizzo di stoffe dipinte a mano che appunto vengono in qualche modo proposte in una composizione, in una costruzione che sembra quasi una scultura di stoffa su tela. E l'ispirazione anche spesso si trova sui miei quadri la denominazione Le Dame, è la mia collezione, è un po' stata la mia ricerca artistica, è iniziata appunto nel 2015, a che fare con appunto sia con il teatro, ma soprattutto con gli antichi abiti delle dame di corte, quindi i drappeggi che si vedono anche nei quadri sono ispirati sicuramente dei dettagli degli abiti e questo è il mio spazio permanente, diciamo che lo spazio dove si può trovare la selezione delle dame tutto l'anno, in realtà espongo in molte gallerie in città e quindi appunto le mostre collettive e temporanee vengono fatte, le faccio con delle curatrici che mi seguono in altre gallerie d'Italia. Quindi è sempre un piacere appunto vivere a Montepulciano, sia perché appunto io mi innamorai di questi paesaggi, di queste zone già a 16 anni, appunto non essendo nata qui, e devo dire che c'è una presenza di un pubblico misto e quindi italiano e straniero interessato soprattutto all'arte e anche ai valori culturali e quindi con piacere si accoglie tutti i giorni.